Marcella, ben ritrovati. Sto andando a pescare a Pra, dalla stazione di Pra, dove andrò ad insidiare prettamente predatori. Nel senso, come esche avrò garulle e coreana. Basta, non porto bigattini, non niente. Come ci sarà anche Massi, che lui ha detto che pesca con la coreana e con la gritta, perché gli devo prendere anche 5 gritte. Ci sarà un collega, Ale, un collega di Massi, che non avete mai visto, spero che da ora in poi sarà una presenza più o meno costante sul canale. Ci sarà il grande Danilo, lui pescherà bigattino. Si è portato anche la canna da feeder, io ho un po' di belinche cefalo, ho un po' di belinche pane, quindi sono tutti esperimenti che possiamo fare. Visto che domani sono in festa e visto che domani anche tutti gli altri non vanno a lavorare, è probabile che faremo una mezza nottata, vediamo un po' come risponde, se a luna non abbiamo ancora preso niente, io direi che possiamo girare i tacchi e andare a dormire. Comunque vediamo un attimino, la giornata è bella, ci sono 17 gradi il 25 di febbraio, quindi giornata splendida, sono previsti venti di burrasca un po' più tardi, speriamo che Dio ce la mandi buona, no? Come si dice, senza abbigliamento intimo. Va bene, direi che per adesso è tutto, ci vediamo dal luogo di pesca. Ricordatevi di iscrivervi al canale, Claudio Xella non contiene olio di palma, è gluten free, va bene per i celiaci e per i diabetici e soprattutto non vi costa un belino. Mettete il mi piace, iscrivetevi, perché io ve l'ho già detto l'altra volta, non voglio più andare a lavorare, io voglio campare di YouTube. Ci siamo quasi, stiamo arrivando a 100.000 iscritti, ne mancano ancora 91.000 e fischia, però dai, ce la faremo. Ok? Ragazzi, ci vediamo, io direi, dal negozio di pesca, vado da Gian, dall'angolo della pesca, e vediamo un po' di imbastire il piano d'attacco. Ok, sono uscito ora dal negozio all'angolo della pesca, non sono riuscito a fare il video perché avevo il pepe al culo, come si suol dire, poi Gian c'aveva un sacco da fare. Comunque, niente, abbiamo preso le garullette che sono qui, ecco, vi agevolo la foto, sono uno spettacolo, ora speriamo, non dico niente, in questo video potrete vedere il cappotto preso con le garulle. Sono Claudio Xella e vi do il benvenuto sul mio canale. Signori, eccolo, mitico Dani. Buonasera. Ah, pensavo. Allora. Io ho già iniziato male stasera. Sì, hai già preso il pontile? No. Guarda che ho recuperato il video. No, ma perché Roxana mi dice vai lì dove c'è il parcheggio, dove c'è il treno, la stazione dei treni. Io sono rimasto poi, ho detto. I treni? Non ho, ho capito. Te l'ho detto, quelle cose lunghe, grosse, di ferro, pesanti, che fanno tutum, sono treni. Io non lo sapevo. Ho fermato una signora e ho detto, signora, ma quelle cose lunghe di ferro. Ma guardate un po', poi gli è venuta una faccia da punto interrogativo, è scappata. Chissà come mai. Dai, allora. Vado a cefalo, col belinca pane, la pastura quella. La belinca cefalo. Sì. Oggi belin per tutti. Allora, ora, però ecco, ci hanno detto che hanno messo qua davanti delle cime, oggi, vero? Sì. Oggi. Che botta di culo che abbiamo avuto. Infatti secondo me era 7 metri, un po' esagerato. No, 7 metri io la uso anche perché vado a pescare. Io mi sono messo lì, mi sono messo proprio a filo della ringhiera, Danilo si è messo un po' più in qua, perché di là ci sono altri due pescatori, oltretutto gentilissimi, ci hanno anche detto se vuoi, visto che ci hanno visto arrivare con tutta sta roba qua, hanno detto belli, a parte che seguono il canale perché ci conoscono, ci hanno detto se si volevano spostare. Ma siamo arrivati, c'era uno che ci ha detto ma dovete fare un trasloco? Sì, quello. Ho detto no, siamo professionisti.
C'è rimasto un po' così. Ma neanche quando ho fatto il trasloco. Ah, ma tu gli hai detto professionisti? Perché io gli ho detto semi professionista. Io gli ho detto professionista. Comunque va bene, ok ragazzi, io pescherò esattamente attaccato, ce l'ho a 7 metri, guardate dove arriva, anzi. Ma io posso farlo? Arrivo. A 7 metri praticamente pesco lì in mezzo alle due barche lì sotto, con un galleggiante piombato che, eccolo qua, ve lo faccio anche vedere, galleggiante piombato da 0,75 più 75, ma ci metterò giusto un pallino sull'asola e farò un metro e mezzo, due di finale, e poi vediamo un attimino. Saluto, dicevamo, saluto. Volevo fare un saluto a Sbem, che ha invitato l'Oxela a pescare i barbi, a me non mi ha invitato. No, te l'ho detto, colpa mia, l'ho detto nel video, colpa mia, perché colpa pensavo che tu stessi lavorando, dovessi lavorare. È un baiuscia. Baiuscia, diglielo. No? C'ha paura. Belli ragazzi. Prossima volta prenderle da un piemontese mezzo ligure, la prossima volta parmese, la prossima volta non si perdona, te lo dico. Nonne milanesi, hai più parenti te in giro che bellini. Va bene, ok, possiamo montare. E quindi di dove sono io? Perché tu non lo so io, perché tutti quando mi sentono parlare dicono che sono di Genova. È un po' di cadenza genovese, ce l'ha. Dai, va bene. Allora tu belinca pane, belinca pastura, abbiamo detto, giusto? Ok, mi sono dimenticato di bagnare. Esatto, io invece belinca garulle, che sono qua, belle vive, eccole qui, guarda che meraviglia, queste sono veramente belle, sì, sono abbastanza problematiche a prima, guardate che belle, meraviglia, ok. E poi abbiamo anche un po' di coreana, abbiamo un po' di Corea, quindi proviamo, io inizialmente andrò con questo, con la Corea, inizierò con questo, e poi vediamo un attimino l'evolversi della situazione. Ok, vai. Ragazzi, c'ho la canna piegata, devo stare attenti perché c'ho la lenza sottile, me la devo giocare bene, eccolo lì, sta venendo fuori, oh, eccoci, la bestia di Satana, ora la vediamo bene, dice, è più grande l'amo che il pesce. Eccolo qua, questo guardate che amo che ha, guardate. E niente, con la gamba di Corea, eh? Ora ho visto 4-5 tocche e alla fine c'è rimasto lui, quindi ci avrò pieno di questa robina sotto. Dai, ora slamiamo e lo rilasciamo. Grande, che pescione. Bellì, guardate che lenza che c'ha il Massi. Queste che sono lenze, grande. Allora, un metro e mezzo, preparane. E via. 0,10 va bene? No, 14, che 0,10? Quello è 0,10. 14. Ma non ce l'hai? È una scusa per dire che te lo devo dare io? 0,12. Vai, 12. Ragazzi, tocca violenta e feroce a Danilo. Vediamo un po', non sappiamo cos'è. Guardate, la canna si piega come se non ci fosse un domani. Vai, dai, ora menatelo poco, dai. È grosso. Bestie of Satans. Eccolo qua, un suelotto. Preso col belinca pane? Sì. Preso col belinca pane. Ragazzi, cosa dire? Qua c'è il capolavoro e qui c'è il risultato del capolavoro. Grande. Ma io sono allergico. Oh, guarda che bello. Non mi ha rubato. Ai. Se fosse uno di mia conoscenza direbbe che questo non vale, eh? Sì. Comincia per P e finisce con over. Non lo so. Comunque, io te lo dico. Anche Massi qua prima ha visto una tocca. Anzi no, l'hai perso uno. Sì, perché stava mangiando e stavo già iniziando a recuperare. Perché hai recuperato? Perché ho recuperato, devi recuperare. Perché hai recuperato? Porco mondo! Lo lasci lì e viene da solo. Esatto, bravo. Viene qua a dire allora, mi chiedi il suono. Dai, il mio galleggiante sta sgaleggiando, affonda. Io ne ho già preso uno, sono stato il primo, che direi che può bastare. No, non sgalleggia più. C'ho mezza coreana perché mezza me l'ha mangiata. Stavano quattro, fa come... No, questo non posso metterlo, Bellini. Non posso metterlo nel video. Allora, è arrivato anche Ale, eccolo qua.
Ciao a tutti. Siamo pronti? Prontissimi. Tanto se riesco a vederci. Tu come per... Vedi, ti faccio luce. Guarda, qua, cosa importante. Secondo te. E grazie. Quelle cose... Ah no, aspetta, ti devo dare... Esatto, che ah, aspetta, aspetta. Potrebbero essere... Vedi, potrebbero essere... locomotive. Oh, benissimo, guarda che aspetta, che arrivo. Arriva, arriva. No, benissimo, ma scherzo. No, perché poi Massimo lo rinfaccia. Eccolo qua, tieni. Poi ma- oh, ho anche documentato che siamo a posto, io e te, non siamo più parenti. Allora, dai, forza e coraggio. La minutaglia direi che ha smesso. Perché la mia canna è partita così per conto suo? Non è bello questo. E non è bello. Che ora cade? Vai, dopo. È sotto, sì sì, ma ora lascio perché questo è un branzino, no, anche le due, a me non interessa. Allora, signori. Già, ah, mica, ma te lo stai mangiando per me? Almeno qualcuno mangia. E anche io. Il passaggio proprio. La consegna ufficiale del Belin Cappare. Che meraviglia. Ragazzi. Grazie. Per resto in praticamente tutti i negozi della Liguria. E non ti dico altro. Grazie. Liguria. Che è successo? Grazie. Grazie. A gentile concessione. Gentile concessione, devi dire. No, mettete giù bene le parole, per piacere. Ah, gentilmente a concesso. Gentile. Bravo, gentilmente concesso. È diverso. Lì, ma non finisce qui. Ma non finisce qui. Vabbè, ma hai già cominciato a pescare o no? Ah, ma sei galleggio, ok, anche te galleggio. Cerco di attaccarmi con Massi. Bene, io ho visto un paio di tocche, ma dentro, basta. Ma basta, c'è vento, c'è stato un vento veramente strepitoso. È arrivato Ale da che Voltri. Dà abbastanza fastidio. Vabbè, dà fastidio il vento. Va bene, dai, Dani, forza, io mangio la pizza, te lo dico. Dopo 5-6 tocche, eccola qua. Questo è ciò che rimane della garulla. Sta cadendo la canna. E cambiamo la garulletta. Però tutta robetta piccola, questa qua, qualche sparletto sicuro. Allora, poi uno dice che non si deve arrabbiare. Ora, guardate come ha mangiato la garulla. Allora, oh, è andata via perché... Allora, guardate come l'ha mangiata. Cioè, mi ha mangiato la coda, ma ha lasciato la garulla intera e guardate dove ha tranciato. Una bella tocca, tocca esagerata. Guarda un po'. Io ce la rimetto così, va a fa culo. Lì, ho visto una bella tocca, ma non c'è rimasta. E anche Massi? Sì, è andato giù due volte. Oh, eccolo, eccolo. Grande, visto? Si parla e lui invece cattura. Grande, Dani. Cos'è, sugarello? Eccolo lì. Vedi, almeno se ci sono questi, lì ci divertiamo. Io, vabbè, ho poche garulle, quindi preferirei non prenderle. No, preferirei non prenderle, però, bene, bene, dai. Vediamo dall'amico di Dani. Massi. Cosa sono sti colpi di tosse? In amicizia. In amicizia. Giusto? Giusto. Siete dei... Guarda. Ale, guarda, vengo a parlare con te perché... Sei, guarda. Qua c'è un gran casino. Ah, io, che è successo? ho preso il pontile. Ah. Mi sono dato il pontile. O roba grossa o niente. Sì, sì, sì. Ho sentito muovere. ho sentito qualche scossone. Avete sentito esatto. Il mio galleggiante è sempre fermo. Ho visto una bella tocca, ma non c'è. Ma a dire la verità ho visto diverse tocche, ma l'ultima è stata veramente impressionante. E non c'è rimasto. E noi ci riproviamo, no? La cosa non ci spaventa. Quello è lo sugarello che è tornato in acqua. Che cosa? Guarda, non ti rispondo neanche. Non lo rispondo. Io con i bigattini, No, no, ponsi, popopo. Allora dammi il coreano, va. Fatelo dare da Massi, il tuo amico. Fatelo dare dal tuo amico Massi. Massi, me lo dai il coreano? Sì, 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 ora che appena spengo il telefono volano coltellate. Sì, davanti a tutti, sì, sì. Maledetti, falsi che non siete altro.
come mai Massi ha la canna in mano? Adesso vado a invadere. Dove va? Ti devi distrarre. Faccio il Putin della per pesca. Per avere le tocche ti devi distrarre. È vero, è la legge di Murphy. Appena mi alzo, sono stato mezz'ora, ti alzi, tac. Vatti a fare un giro. Vatti a fare un giro, così almeno. Tiriamo su noi il pesce. Il mio galleggiante là, niente, dopo le ultime tocche basta, non ho più viste e vabbè. Ora è sparito tutto, eh? Sì, adesso che sono qui, basta. Io poggio la carne, venite a parlare con te. E allora appoggia e parliamo, com'è il tempo, bello, oggi è nuvolo, c'è un po' di vento. A disturbare l'azione di pesca e il vento. Cioè, oggi c'è il vento. C'è qualche problema al mulinello. Lo voglio invitare, io te lo dico. Prima o poi te lo vedi arrivare. Perché poi le loro madri, quei figli, però ora dovresti incinta. Però adesso dovresti sparire. È vero. Ah, 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 ah. Devo sparire i suoi video. Fa le finte. Paperissima sprint. Andata bene, andata bene. Galleggianti che soffrono di solitudine. Tanto arrivano ste raffiche di vento che danno veramente fastidio. Chi è che ha detto che eravamo riparati? Io. Scherzavo. A me non mi crede. Potrebbe essere peggio, potrebbe piovere. Ok, ciao, me ne vado. Ale l'ha perso, ci ha dato una tocca, tirata, non c'è rimasto. Niente? Niente. È perché sono tanto grossi che... Capito com'è? Anche i miei, io c'ho sotto tutti i pesci grossi, capito? No... E non mangiano ancora, poi arriveranno più tardi. Sparito. Vabbè, è già qualcosa. È già un passo avanti. Guardate la poltrona presidenziale e ragazzi, io non dico niente, ma qua sì, sgombero. Sì, perché io sto facendo sarde, la dieta. Sotto sarde, c'è le massacole. E sotto c'è le massacole, oltretutto con polvere disidratante, giusto? Per le esche apposta. Per le esche. Belli ragazzi, mica pagata un occhio, esatto. Però come le disidrata, il mio galleggiante è lì, galleggia, le rende diciamo tipo Big tipo Babbo, gommose, tipo Big Babbo, così rimane tipo la sarda che molle, rimane meglio all'amo. Bene. E in più è aromatizzata all'aglio. Bene. Boh, questa è proprio la chicca che ci mancava. Infatti vedi, ci stanno dando tantissimo. Sì, sì. Dani? Ma con cosa peschi? La belinche pane o bigattino? No, adesso ci ho messo una coreanina e bigattino. Adesso poi ci rimetto il bigattino perché si vede che non gli piace la coreana. Manco la carulla direi. Prima due tocche, bum bum bum. Manco regalata gli piace la coreana, capito? Che prima belinche. L'amico gli dà la coreana. Gli dà la coreana. Prima belinche. Che vengono dall'Egitto per forza. Sì. Probabilmente non le riconoscono. Prima Belin, tutto, tre tocchi una via l'altra e basta. Belin ragazzi, allora possiamo una tocca e la prontezza di riflessi di Danilo, qualcosa di sconvolgente. Ce l'hai o no? Sì. No. Vai. Belin, ma dovevate vedere come si è affiondato non appena visto la canna, cioè il galleggiante andare sotto? Cos'è? Buonino, guardate qua, che velone. Eccoci. Ah! Un tonno ha preso.
Dov'è quello lì? Allora, forse a questo pesce gli va male, perché Ale lo vedo. Cosa dici? Lo vuoi innescare? Ah, come vivo? Sì. 100 euro. No, se no lo lascio? Lascio. Andiamo, lasciamo perché... Allora, signori. Signori, poi facciamo un po' due foto, vediamo un po' di farlo sembrare più grosso di quello che è. Eccolo qua, via! Boom! Ecco, è morto. Seconda volta. Eccolo lì, lo vedo. Dai, dai, non far finta. È andato, è andato. È andato. È morto, è andato. Eccolo lì, è andato. Boh, lì in grande, ci ha fatto un po' preoccupare, però comunque veramente, ragazzi, riflessi da ninja, proprio non appena visto la tocca si è fiondato come un gatto sull'acciuga. Puoi dirlo forte. Bellino. Ho visto la tocca quando era ancora l'altro. Eccolo, Ale in cattura. Guardate l'acqua come si muove, violenta. Guardate. Cos'è? Un sugarello. Bello, comunque, ragazzi, sugarello time. Come posso chiamarla questa puntata? Garulla sugarello, sugarella garulla. Sascala. Con che esca, se posso? Coreano. Però... pezzettino così, non intero. Io ce lo metto intero e non prendo niente. Mi vedo delle tocche perché ho messo la coreana e ho visto delle tocche. E ti ricordo che quello che è andato via prima ti ha detto... No, mi ha detto buonasera, mi ha detto buonasera. Sì. Dani, gli ha detto buonasera? Sì, sì, mi ha detto buonasera perché era educato, non è come voi. Merde. Buonasera signorina, buonasera. Buonasera. Ho scoperto cosa sono quelle cose. Non vedo la mia canna, ma si sta muovendo, guardate. Ah no, sì, eccola lì. No, si sta muovendo per il vento, il galleggiante è lì. Non vedevo il galleggiante e vedevo muovere la canna. Ho detto stai a vedere che invece no. Ho visto dalle tocche, tiro su, c'è metà verme e basta, e non ci rimane nient'altro. Proveremo col pezzettino, ma vediamo. Ma io sono per pesci grossi, non sono per... non che tocca! A dopo, ragazzi! No! Culo! E niente, a dopo. Una bella tocca ho visto, ecco. Però non c'è rimasto. C'è l'uomo che sussurra i cavalli e l'uomo che sussurra i pesci. Aia! Niente? Niente. Vedi, non sei stato convincente. No. Stava cercando di convincere il pesce ad abboccare, o meglio, ha visto delle abboccate, cercava di farlo mangiare un po' bene, insomma. Ma si sembra che vai a fare la spesa, c'è il borsellino, le cose. Sembra che vai al supermercato. Sono in borghese. No, ok, sei troppo un professional. Io continuo a vedere tocche, continuano a mangiarmi pezzi di verme e non ci rimangono. Ma perché io vado per pesci di qualità. E lì niente. Ora libero queste garullette qua, le lascio andare, sono 5-6. Gli do la via. Oh, signori, l'Oxera ha colpito. E dovrebbe essere anche un Lelù, eh? Che è successo qua? No, che è successo? Dovrebbe essere un Lelù, eccolo qua, un Lelù. No, un suelo. Sì, però è bello quello. È un suelo. Un Lelù, suelo vuol dire Lelù, eh? Ah, sì? Sì. Ah, va bene. Ragazzi, una tocca esagerata, una prontezza di riflessi al limite del ninja ha portato alla cattura di questo meraviglioso pesce che onestamente ci è voluta tutta la mia bravura nel tirarlo fuori, perché non è semplice pescare lì in mezzo. Cazzo, ride quello di là. Ride lui.
comunque insomma non è semplice. Ok, adesso slamatore, occhiali e cerchiamo di liberare questa bestia di Satana dalle fauci del mio amo. Allora, ecco, ho preso lo slamatore intasato. Vuoi il mio? No, io ne ho 15 di slamatori qua. C'ho più slamatori che pesci. Vabbè, siamo 3-2, eh. Ma no, facciamo, ragazzi. Ah, va bene. Eccoci qua. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Tanto qua taglio tutto. Signori, pesce. Pesce di qualità, l'elu. Bellin comandato, comandato, comandato. Perfetto. Allora, sono le 11:30 e Ale lo vedo già bello pronto. Abbandoni? Per partire, abbandono. Abbandoni? Sì. Beato te. Aspetto il massi, ma questo è ancora tanto. Beato te, no. Io. Quanto stiamo, Dani, ancora? Ah, quando vuoi te. Ok, andiamo. C'è un freddo che hai. Allora, com'è andata Ale? Mi è riparato comunque. Sì, eh. Sì, qua è molto riparato, non c'è vento, non c'è niente. C'è caldo, sembra di essere ad agosto. Come andate? Quanti ne hai presi? Uno, un pescetto. Uno, ok, va bene, dai. Salve, salve. Vabbè. Buona giornata. Questo parte, dove sta andando? Oh, il galleggiante, quello lì. È lì che galleggia. E va bene, anche te Massi vai via? Eh sì, c'è il treno qua. Facciamo quello grosso, tutto di ferro, che fa rumore. Ok, va bene. Direi che la prossima volta portiamo Ale per carpe. Sì, trovo. Mi facciamo provare le brezze del method alle carte. Ok? Ok. Va bene, direi che ci vediamo la prossima volta. Perfetto. Noi rimaniamo ancora un paio di secondi e poi andiamo via. Ragazzi, è stata impegnativa. È mezzanotte. Mezzanotte e inizia a far freddo. Si è alzato da quando siamo arrivati. Siamo arrivati e siamo stati benissimo per una mezz'oretta. Poi si è alzato un vento fastidiosissimo e freddo, veramente freddo. Ora la macchina mi segna 10 gradi, però col vento dà veramente fastidio. Non si poteva pensare. No, decisamente no. Anche perché no. Poi le tocche, voglio dire, erano quelle che erano. Cioè, io ho visto tantissime tocche, mi mangiavano tanto vermetto così per ogni tocca e poi ben lì. Quante le hai prese? Due sueli. No, uno sparlo e un suelo bello, pesce di qualità però, va bene. Guarda, vedi? Sell. Questi sono soldi che stanno entrando. Criptovalute, va bene. Dani, alla prossima. Alla prossima, magari la bagna di spedi. Sì, ieri ho visto veramente. Tanto io direi che lunedì barra martedì provo. Io. E poi ti so dire. Io no, perché io non guadagno, non mi arriva il tagliandino sul telefono con scritto soldi. Delle cripto. Io. Vabbè. Tocca da lavorare. Lo so, ma io da lunedì. Va bene, signori, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao.